La 499P nasce da un foglio bianco in una fase di evoluzione del regolamento Hypercar, dopo 50 anni che la Ferrari non competeva nella massima categoria dell'endurance. La sfida che ci siamo posti è stata quella di attribuire a questo oggetto un design che fosse immediatamente riconoscibile. Volevamo anche che fosse la più bella della griglia di partenza. La prima cosa che abbiamo fatto è cercare di capire quali erano i confini di questo progetto, senza dimenticare tutta l'esperienza che avevamo maturato negli anni sulle vetture di gamma. In passato abbiamo fatto già degli esperimenti in questo senso, cioè cercando di capire qual è il livello di sinergia che si può creare tra designer e ingegneri su vetture da pista. Lo abbiamo fatto sulla Ferrari FXXK, poi sulla sua versione Evo, ma questo è un progetto diverso, ancora più challenging, perché è una macchina che deve vincere. È stata pensata per essere vittoriosa. Il punto di partenza è stato una versione tecnica, quello che si potrebbe definire il best so far dal punto di vista tecnico e aerodinamico, che prescinde dalla sua bellezza. È pura funzione, funzionalità, pura performance e ovviamente rispetto delle regole omologative. Poi tutto un altro discorso invece è quello di renderla bella, e di darle quel DNA, quel tocco che la rende immediatamente riconoscibile come Ferrari. È stata molto bella l'interazione che abbiamo avuto nelle varie fasi del progetto con Antonello Coletta, che ha creduto in questa collaborazione e ci ha permesso di lavorare su un progetto così importante e ambizioso. È stato estremamente interessante e coinvolgente il processo creativo e di sviluppo che abbiamo potuto mettere in campo insieme al team tecnico diretto da Ferdinando Cannizzo. Tutto è partito con un livello di intesa elevatissimo. Lo sviluppo della macchina attraverso la fase di esplorazione è passato poi a una fase di integrazione in cui tutte le idee, sia tecniche che di stile, sono andate a convergere in un oggetto fattibile e realizzabile. Questa potremmo chiamarla la convergenza fra le opportunità di stile e tecniche e le prestazioni attese. Poi c'è stata tutta la fase importantissima della validazione in pista, della validazione sperimentale e della verifica omologativa. Quindi il rapporto con lo stile si è sviluppato attraverso tre fasi importanti. All'inizio l'esplorazione, poi la convergenza e la terza di finalizzazione, dove le risultanze della pista e delle verifiche omologative hanno prodotto il risultato finale della vettura che avrebbe corso a Le Mans. La nostra forza come designer moderni viene da una serie di software che ci danno la possibilità di dialogare in maniera molto fluida ed efficace con il reparto di ingegneria. Il risultato di questa proficua collaborazione ha portato a una forte definizione estetico-funzionale delle volumetrie generali della 499P, che insieme alla vittoria delle 24 ore di Le Mans concorrono a rendere questa vettura un'icona del nostro tempo. Il concetto di design era proprio quello di partire cercando di enfatizzare tecnica e funzione utilizzando forme e geometrie molto semplici. Il risultato è una contrapposizione armoniosa tra due diversi linguaggi formali. Uno è quello fatto da forme fluide e volumi plastici, l'altro è fatto da superfici più piatte e linee molto tese. Sono due linguaggi formali che ritroviamo nel DNA e nella storia Ferrari, come la 250 GTO. Questo tipo di trattamenti li ritroviamo sulla 499P, ad esempio nei passaruota. Invece, al contrario, superfici piatte e molto tese le ritroviamo nella storia Ferrari negli anni 70. E invece nella 499P si contrappongono armoniosamente alle superfici plastiche proprio nella coda e nel posteriore, dove il posteriore è concluso da questa blade luminosa, molto tesa e molto dritta, ma anche molto minimalista e iconica. La livrea della 499P nasce come un tributo alla Ferrari 312 PB.
La livrea originale è stata reinterpretata per sposare al meglio le linee della vettura ed enfatizzarne le forme seducenti e conferire allo stesso tempo dinamismo. Per la stagione Racing 2023 abbiamo studiato un nuovo rosso. Volevamo un tono che fosse vibrante e che trasmettesse carica e passione. Lo abbiamo denominato Rosso Le Mans in onore del ritorno di Ferrari nella top class del campionato mondiale Endurance. Forse non molti sanno che questo tono di rosso è stato utilizzato anche per la Formula 1 in finitura opaca e sulla 499P in finitura lucida per la migliore resa sui circuiti anche durante le fasi notturne delle gare. Doveroso l'abbinamento con il giallo Modena, anch'esso colore fortemente identificativo del nostro brand. La fonte di ispirazione per cominciare a disegnare queste divise è stata sicuramente la livrea, un segno grafico molto deciso, molto forte, che si appoggia sulla nostra auto dandogli un'energia, dandogli proprio un tratto distintivo unico. Per cui chiaramente non si è partito da quello, si è partito dalla combinazione cromatica del giallo e di questo rosso particolare, un rosso leggermente aranciato, quindi molto moderno, molto contemporaneo, e dall'elemento grafico della livrea che chiaramente è stato l'asset sul quale abbiamo costruito tutto il resto. È stato un progetto al quale abbiamo lavorato veramente in maniera molto sinergica e molto stretta con tutti i team coinvolti, dimostrando proprio di essere one brand, un'unica azienda, e tutti desiderosi di raccogliere lo stesso obiettivo. Per cui è la prima volta che effettivamente noi disegniamo dall'inizio, dal principio fino alla fine, le divise. È nato tutto da una conversazione tra me e Antonello Coletta, che abbiamo condiviso, diciamo, quelli che erano gli obiettivi principali di questa reciproca collaborazione, e poi i vari team hanno continuato a interagire, a raccontarsi le loro necessità, perché non sono solo necessità tecniche, ma anche la necessità di prendere questa tecnicità e portarla poi su un'offerta che deve avere un senso compiuto anche su un corpo umano. È stato molto interessante anche dialogare con i piloti. Noi abbiamo ricevuto tantissimi feedback da parte loro, abbiamo fatto vari aggiustamenti sulla base di quello che nelle varie prove che loro facevano ci arrivava come feedback o come richiesta. Cogliere l'entusiasmo, il piacere di indossare questi capi, chiaramente per chi crea è la più grande forma di soddisfazione. Per costruire queste uniformi abbiamo lavorato con 86400, che ci ha aiutato chiaramente offrendoci la sua expertise tecnica a lavorare su dei materiali, dei tessuti il cui livello di sostenibilità fosse certificato e fosse al 100% presente nella nostra offerta. Nel percorso che Ferrari sta intraprendendo per diventare carbon neutral è essenziale che ogni singola azione incarni anche concetti legati al tema della sostenibilità.